Allora, buongiorno, siamo alla terza parte delle cinque parti in cui abbiamo diviso la conferenza di Galileo e in questa parte della conferenza parleremo della sua vita e vi daremo una breve biografia. Buongiorno anche da parte mia, sono sempre Paolo che do una mano a Primo nell'esporre la figura di Galileo, appunto. Okay. Allora, comincio la biografia con una citazione del saggiatore che direi che è il caposaldo, se volete, o la cosa più significativa che può aver scritto Galileo. E la leggiamo. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intendere umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Ecco, appunto, questa è una frase nel libro Il Saggiatore, che poi incontreremo, e questa è la scoperta fondamentale di Galileo, e cioè le leggi della natura sono scritte in matematica. In particolare, attenzione che quando si parla di filosofia, si intende filosofia naturale, e cioè quella che noi oggi chiamiamo fisica. Leggere i libri di Galileo pone un problema tecnico non banale, perché vedete, lui si riferisce alla geometria mentre noi siamo abituati alla matematica e quindi viene difficile seguirlo. Eh sì, infatti, per noi poi che viviamo 400 anni dopo Galileo e siamo totalmente immersi nel mondo con automobili, aerei, computer, telefonini, ci è difficile ricrearci l'immagine mentale del pensiero corrente di quell'epoca. Soprattutto la nostra fiducia inespressa sul fatto che tutti i problemi possano essere risolti dalla scienza è qualcosa che allora semplicemente non esisteva. Vedi adesso il discorso del Covid, siamo tutti convinti che arriva il vaccino tra pochissimo. Esatto, sì. Qualche volta è un'illusione, ma la situazione è questa. Per capire l'importanza dell'opera di Galileo è sufficiente pensare che a quell'epoca la verità assoluta proveniva dagli scritti di Aristotele e l'esperienza diretta era valutata meno di quanto lui aveva scritto. Infatti sì, l'espressione corrente era ipse dixit. Oltre a ciò, sgarrare dall'interpretazione canonica poteva comportare rischi personali molto seri. L'Inquisizione, come abbiamo visto, era al lavoro. L'opinione corrente era quella per cui la scienza e tantomeno l'astronomia non poteva e non doveva cercare la verità. Copernico aveva scritto solo fizioni, tutt'al più erano delle ipotesi matematiche ad uso degli eruditi, ma non certo delle verità. Esatto. Allora cominciamo con questa biografia. Galileo nasce a Pisa il 15 febbraio del 64, è il primogenito di 7 figli, e quindi questo gli dà l'idea del fatto che non era proprio ricchissimo. Nel 1580, a 16 anni, è iscritto all'Università di Pisa. Non so raffrontarvi come con quello che succede oggi. 85, quindi solo a 21 anni, comincia a fare una scoperta importantissima di cui parleremo, e cioè l'isocronismo delle piccole oscillazioni del pendolo. Ve lo dico subito, isocronismo vuol dire che le piccole oscillazioni impiegano sempre lo stesso tempo, anche se l'ampiezza non è perfettamente la stessa. Da 25 a 28 anni, 89-92, è alla cattedra di matematica all'Università di Pisa. Quindi noi pensiamo a vedere come un fisico, ma era un matematico. Matematico. E vediamo, esatto, e vediamo quello che dichiara come metodo.
Il metodo che seguiremo sarà quello di mai supporre come vero quello che si deve spiegare. È una autocritica a partire dall'inizio, cioè non prendiamo nulla per oro colato. Questo metodo non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede. E questo è proprio tutt'altro mondo rispetto a quello che facciamo noi oggi. Cioè, perché le ha dette Aristotele. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non mi importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione. E appunto, a proposito dell'isocronismo, si favoleggia che Galileo l'abbia osservato su un candelabro del Duomo di Pisa. E, vedremo dopo che cioè abbiamo parlato di un certo arabo che si chiamava Alzan, e effettivamente queste parole sembrano quasi ricopiate. Ripeto, io non so se a quell'epoca c'era comunque un pensiero laico che conosceva Alzheimer e le sue proposizioni. Volevo soltanto aggiungere una cosa. Fate conto che ancora oggi c'è qualcuno che dice che la teoria, io dico legge di gravità generale di Einstein non è corretta, ed sono fisici rispettabilissimi e fanno bene a fare quello che fanno, a dubitare. Non dobbiamo mai ricadere in Aristotele. Certamente, sì. Dubitare nella scienza è importante, sono d'accordo. Quello che primo ha letto è proprio il programma di lavoro di Galileo, così come lo ha esposto al tempo, al momento dell'insediamento alla cattedra di matematica dell'Università di Pisa, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico che era di formazione aristotelica. In effetti un pensiero laico ci sarebbe anche stato prima di Galileo, ed era quello di Leonardo da Vinci, il quale nei suoi appunti aveva scritto: prima farò alcuna esperienza, avanti ch'io più oltre procedo, poiché mia intenzione è allegare prima la esperienza e poi la ragione dimostrare perché tale esperienza è costretta in tal modo ad operare. E questa è la vera regola come gli speculatori degli effetti naturali hanno a procedere. Insomma, un metodo scientifico ante litteram a tutti gli effetti. Peccato che gli scritti di Leonardo non fossero conosciuti nemmeno al tempo di Galileo, per cui le speculazioni di Leonardo non furono che appunti a suo uso personale. Peccato veramente. Veramente, purtroppo Leonardo si è tenuto per sé molte delle cose che aveva pensato. Allora, andiamo avanti con la bibliografia, appunto dal 1592, quindi al 1610, quindi ben 18 anni, Galileo ha la cattedra di matematica all'Università di Padova, e questi sono quelli che lui stesso ha dichiarato i suoi 18 anni migliori. Nel 1604, dovete sapere che a un certo punto è apparsa in cielo una stella nova. Le stelle nove sono brillantissime, si possono persino vedere di giorno. Per Galileo questo fatto prova che i cieli non sono immutabili per sempre. Sapete qual è stata la risposta ufficiale? È un miracolo. Nel 1609 Galileo viene a sapere di un olandese che ha fatto una cosa interessantissima, allora ci si butta a capofitto, la perfeziona, attenzione, e costruisce il cannocchiale. Badate un po' come erano conciati. Galileo guarda nel cielo, vede delle cose, e gli aristotelici gli dicono: ma ci si può fidare di quello che si vede attraverso uno strumento? Infatti. E anche di fronte all'evidenza mollavano la fede.
A proposito appunto di questa stella nova, Aristotele l'aveva, sapeva che esistevano e le aveva classificate come fenomeno atmosferico, ma c'è subito una controprova a questo riguardo, e cioè il discorso di vedere se la stella è abbastanza vicina oppure no. In effetti questa stella era troppo lontana per poter essere un fenomeno atmosferico. È stato subito constatato che non era, quindi era un ghiotto. Nel 1609 appunto Galileo presenta la propria invenzione, cioè propria come propria, ma era un po' gagliofo, ma non importa, la presenta ai veneziani, i quali, essendo navigatori, caspita, erano interessantissimi alla cosa. E questa appunto era assolutamente un'idea dirompente, avvicinare le cose lontane. Infatti la Nova del 1604 non aveva parallasse, non? Parallasse è un fenomeno per cui un oggetto sembra spostarsi rispetto allo sfondo se si cambia il punto di osservazione, e se un oggetto non ha parallasse significa che è molto lontano. Certamente più lontano della Luna. Aggiungo un aspetto curioso di Galileo. L'apparizione della supernova nel 1604 gli diede modo di elaborare su commissione oroscopi personali a pagamento per arrotondare lo stipendio, ovviamente. E gli attirò anche, ovviamente, le critiche di un aristotelico, Antonio Lorenzini, al quale rispose con un caustico libretto scritto in lingua veneto-padovana. Era terribile, sì. Il cannocchiale, secondo gli storici, fu ideato da un olandese, Johan Lippershey, ma poi certamente fu perfezionato da Galileo. Era uno strumento, come vedremo, molto semplice, ma che renderà possibili le prove a sostegno della teoria copernicana. E infatti questo cannocchiale permetterà osservazioni che ad occhio nudo sarebbero state impossibili. Ecco, soltanto una cosa aggiungo. Il discorso degli oroscopi accomuna Galileo a Newton, che pure era un astrologo importantissimo, famosissimo. Io quello che dico semplicemente è che bisogna campare. Tengo famiglia, bisogna campare. Tengo famiglia, esatto. Tengo famiglia, ma ci ho faticato. Allora andiamo avanti con la nostra biografia. Nel 1610, ecco, cominciano le pubblicazioni importanti. Galileo pubblica le sue scoperte nel Sidereus Nuntius, cioè l'avvisatore delle stelle. Le principali scoperte che annuncia in questo libro, vedete qua sopra si intravede Sidereus Nuntius, e in questo libro sono: la Luna non è una sfera perfetta, ha delle montagne, e questa è una cosa dirompente rispetto al fatto che doveva essere una sfera perfetta. Attorno a Giove orbitano quattro satelliti, ma come mai? Allora la Terra non è l'unico centro dell'universo? E poi la Via Lattea, ecco, la Via Lattea è un enorme ammasso di stelle e corpi celesti. Ecco, per noi è normale pensare alla Luna come un oggetto, è normale pensare che abbia montagne e che sia appunto un oggetto fisico e non soltanto un'idea perfetta. Mentre invece Aristotele, siccome poi collegavano la Luna, la Dea Luna e così via, aveva deciso che doveva essere perfetto. Naturalmente questo libro non è stato accolto senza polemiche, non era possibile, i satelliti Medicei non è possibile. A Roma l'accoglienza fu abbastanza buona, perché c'era allora, come riferimento a Galileo, quel cardinale Bellarmino, il quale era relativamente aperto alle nuove idee, e poi però vedremo cosa combina, e ha incaricato appunto i matematici vaticani a raccontargli, a fargli una relazione sulle nuove scoperte. Eh sì, e infatti Galileo inviò anche una copia del Sidereus Nuntius al Granduca di Toscana Cosimo II, e il trattato, come hai detto te, suscitò apprezzamenti ma anche polemiche, tanto che fu messa in dubbio anche la realtà di quanto egli asseriva di aver visto. Ma ecco, un appoggio importante, molto importante, ci fu, e
dato a Galileo da Keplero, niente meno che da Keplero, che verificò l'esistenza effettiva dei satelliti di Giove con un telescopio da lui costruito e pubblicò le sue scoperte in un libretto dal titolo latino molto lungo, insomma, Narratio de Observatis a sé quattro Jovi Satellitus e Ronis. E quindi Keplero. Allora, tra persone serie ci si capisce. Si può intendere, esatto. Allora, procedendo ancora con la biografia, nel 1610, vedete, aveva 46 anni, quindi pieno della maturità, è stato ordinato matematico primario a Firenze e, attenzione, senza l'obbligo di insegnamento. Quindi finalmente era nella situazione di poter condurre tranquillamente i suoi studi avendo uno stipendio. Benissimo, nell'11 che Keplero descrive Vicisti Galilee, e sempre nell'11 Galileo è a Roma per presentare le scoperte a Papa Paolo V e l'accoglienza tutto sommato è abbastanza buona. Nel 1613 pubblica la Historia attorno alle macchie solari, e quindi appunto Galileo guardando il sole ha scoperto le macchie solari. Tra il 12 e il 15, allora Galileo era in contatto con tutti i sapienti, tutti i personaggi importanti, vedete che c'era. E in varie lettere difende, non un libro, nelle lettere difende il sistema copernicano. Mercurio e anche Venere hanno delle fasi, e adesso vedremo tra un po' che è impossibile che ci siano queste fasi, in particolare Mercurio pieno e Luna piena, se non perché girano attorno al Sole. Quindi Galileo scrive: Venere necessarissimamente si volge, cioè gira intorno al Sole. A proposito di questo Vicisti Galilei, forse ricordate la storia, forse ricordate l'imperatore Giuliano, detto l'Apostata, il quale nel 300 da quelle parti lì aveva pensato bene di ribaltare la situazione ormai favorevole al cristianesimo e di riportare in auge gli antichi dei. In una battaglia di una guerra cleopatrica è stato ferito e quindi è morto, e successivamente gli è stata attribuita a Giuliano questa frase Vicisti Galilei, nel senso di voler dire: io muoio e quindi il Galileo, cioè Gesù Cristo, può ritornare ad imperare. Il buffo della cosa è che è un apocrifo. E la presenza appunto delle fasi di Giove di Mercurio sono proprio di Venere di Mercurio, sono state commentate in quattro lettere particolari a suoi corrispondenti, sono state chiamate lettere copernicane. Ecco, a proposito delle macchie solari, Galileo le considerava materia fluida appartenente alla superficie del Sole e ruotante insieme ad esso. E come hai detto, le scoperte delle fasi avvalorano ovviamente la teoria eliocentrica. A parentesi, le macchie hanno consentito di vedere che il Sole gira su se stesso e hanno anche visto in quanti giorni gira su se stesso. Veramente la spiegazione di cosa sono le macchie ci vuole un po' più di tempo. 1614, eccoci con i guai. Il predicatore del Domenicano denuncia Galileo davanti al cardinale Bellarmino, sempre lo stesso di anni prima, come sostenitore della teoria eliocentrica, per cui il Sole, non la Terra, è al centro dell'universo. Terribile. 52 anni, 1616, su richiesta del Santo Uffizio, i teologi dichiarano la teoria copernicana stolta e formalmente eretica. Siamo tutti cretini. Galileo va a Roma e riceve l'ingiunzione di abbandonare del tutto quella dottrina e non insegnarla. Galileo ne discute, ma alla fine obbedisce, cioè non scrive più nulla a riguardo. 1623, quindi 7 anni dopo, Maffeo Barberini, amico di Galileo, diventa Papa Urbano VIII. A questo punto Galileo crede erroneamente che siano arrivati dei tempi migliori. Nel 1623 stesso pubblica Il Saggiatore,
da cui ho tratto quel brano, e quindi, come vedete, aveva 59 anni quando l'ho scritto, a 60 anni, nel 24, da Roma, viene ricevuto dal nuovo Papa, non prende nessun impegno preciso. Ecco, qui il predicatore si chiamava Tommaso Caccini, lo dico un po' con malvolentieri perché è come dire che l'assassino di John Lennon è stato, non so, ok, quindi lo ricordiamo per una cosa sbagliata che fa. Ecco, costui, per incarare la dose su Galileo, dice che Galileo era anche amico di Paolo Sarpi, che stava a Venezia ed era mal visto dal Papa perché in quell'epoca il Senato di Venezia cominciava a essere scocciato di dover dipendere troppo dalla Chiesa. E Paolo Sarpi era giusto appunto su questa linea. Voleva appunto separare l'ambito politico da quello religioso. L'approccio di Galileo appunto di ragionare su tutto, inclusa la teoria copernicana. Però come cavarsela? Ecco, allora tira fuori le spagnettaggi spesso un dito, no? Di dire va bene, questi sono i conti, questa è la matematica, però è soltanto una cosa che non c'entra niente con la realtà. E quindi separare lo studio dalla fede, ripeto, è un margine veramente sottile. Ecco, vorrei aggiungere che ancora prima della predica di Caccini, già sempre nel 1611, la Curia Romana cominciava a intravedere quali conseguenze, letteralmente queste sono le parole, avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. E così, dopo le accuse di Caccini, il Sant'Ufficio iniziò l'esame degli iscritti di Galileo e i teologi, come hai detto, rigettarono la teoria eliocentrica in quanto contraddiceva molti passi delle scritture e le opinioni dei padri della Chiesa. Galileo fu convocato a Roma e costretto all'obbedienza, come hai detto, ma non ad abiurare le sue tesi, per cui Galileo si illuse che fosse permesso a lui quello che ad altri era vietato. Convinzione che si rafforzò ovviamente quando salì al soglio pontificio il suo amico Maffeo Barberini. E Galileo infatti scriveva: risorge la speranza, quella speranza che era ormai quasi del tutto sepolta. Siamo sul punto di assistere al ritorno del prezioso sapere dal lungo esilio a cui era stato costretto. Che parole, guardate che sono parole tremende. Chiudeva e di grosso. Cioè Galileo aveva la coscienza di essere nel giusto e di essere costretto da formalismi a sconfessare se stesso. Procediamo nel 1624, quindi continua a crescere l'età di Galileo, nella lettera Francesco Ingoli. E Galileo gli spiega il principio di relatività dei movimenti rettilinei uniformi, principio importantissimo, non ve lo racconto adesso, che è stato pensato e poi ritoccato soltanto da Einstein 400 anni dopo. 1632, a 68 anni, in età ormai veneranda all'epoca, pubblica il dialogo sui massimi sistemi del mondo. E questo è stato il suo forse capolavoro. Tre persone, ecco, è una cosa molto carina, no? È organizzato su un dialogo appunto tra tre persone che discutono dell'universo. Un certo Salviati copernicano, un certo Simplicio tolemaico e poi un Sagredo neutrale tra i due che più o meno deve fare da arbitro. In teoria non c'è giudizio. Vengono soltanto discussi, vengono messi a confronto e non c'è un giudizio. Allora Copernico dice il giusto. In pratica però è evidente che il sistema copernicano è quello giusto. Galileo crede di aver capito che il Papa gli è amico ed ecco perché scrive questo libro, ma purtroppo si sbaglia. Allora, dovete sapere che appunto l'obiezione fondamentale per dire che la Terra sta ferma e non gira su se stessa è questa. Hai una torre, fai cadere un sasso, siccome la terra sta girando, quando il sasso cade per terra
è molto scostato. Ebbene, il fatto è che risponde Galileo dicendo: guarda, se tu ti metti dentro una nave, in una cabina chiusa, e fai cadere delle cose, oppure fai volare delle farfalle, eccetera, non riesce a capire se la nave è ferma oppure si muove. E allora, siccome le cose stanno così, la Terra può muoversi senza che noi ce ne accorgiamo. Volevo soltanto aggiungere una cosa, il fatto che in effetti Aristotele aveva ragione. Nel senso che è vero che se tu fai cadere una pietra arriva per terra appena un po' spostata. Ma il buco è che l'assostamento è talmente piccolo che è totalmente inavvertibile. E quindi Galileo, in totale buona fede, ha detto quello che ha detto. Ecco, se volete saperne di più, leggete sulla rivista Clio gli articoli di Primo Lodi. A questo riguardo. Ecco, cosa scriveva Galileo, tra l'altro anche a Francesco Ingoli? Scriveva che la riverenza per le sacre scritture non deve però impedire a un cattolico di intendere ed esporre correttamente i problemi delle scienze astronomiche e naturali, in posizione chiaramente in contrasto con le opinioni vigenti. Per riprendere un po' il discorso sul dialogo sopra i massimi sistemi, lì sono messi a confronto il sistema tolemaico e quello copernicano, e i tre protagonisti sono Sagredo e Salviati, che sono personaggi reali, amici di Galileo all'epoca già defunti, e poi questo Simplicio, che è un personaggio inventato che richiama un noto antico commentatore di Aristotele, ma sottintende anche il suo semplicismo scientifico. Simplicio, infatti, è il sostenitore del sistema tolemaico, mentre l'opposizione copernicana è sostenuta da Salviati e, svolgendo una funzione più neutrale, da Sagredo, che però alla fine finisce per simpatizzare per l'ipotesi copernicana. Insomma, è proprio per l'Inquisizione la goccia che fa traboccare il vaso, e tra poco il vaso. Allora, eccolo qua, guardate il frontespizio, dialogo di Galileo Galilei, liceo, matematico straordinario dello studio di Pisa, dedicato al matematico primario del Serenissimo Granduca di Toscana, dove due congressi di quattro giornate, ecco appunto, non ve l'ho detto, la cosa avviene in quattro giorni, si discorre sopra i massimi sistemi del mondo tolemaico copernicano. Questo è il titolo completo. Eh già. E chiaramente nel dialogo Galileo è totalmente dalle parti appunto del sistema copernicano. Ed ecco cosa succede. 1632, stesso il Papa ordina il sequestro delle copie esistenti del dialogo, tra parentesi e la distruzione, brucia i libri e ne proibisce l'ulteriore pubblicazione. Di conseguenza, Galileo è convocato a Roma, lui nicchia per un po', però a un certo punto si deve andare, e una volta arrivato a Roma viene accusato di non aver obbedito all'ordine del 1616, non so se lo ricordate, di non sostenere la teoria copernicana. Galileo si difende dicendo di non credere in quella teoria, vi diceva la cosa sottile, e di averne parlato solo come soggetto intellettuale. La stessa posizione tra le parentesi di Copernico. Però gli viene ordinato di pronunciare una veemente ricusa della teoria. Ciò gli risparmierà la tortura. Galileo abiura, e ha fatto bene, secondo me, un cuore sincero e fede non finta, figuriamoci un po', solo parole, il Sant'Uffizio lo condanna alla reclusione ad Arcetri, giusto appunto, e gli intima di non ricevere le altre persone. E nel 1933 stesso, quindi, viene confinato ad Arcetri, però, disobbedendo in parte all'intimazione, è vero che non riceve persone, ma rimane in corrispondenza con le personalità del tempo.
E questa, come voi capite, è una triste pagina della storia dell'umanità tutta e della Chiesa cattolica in particolare. La Chiesa cattolica in quel periodo denega quello che ha sotto il naso, quello che accade in natura. E la cosa buffa è che ovviamente questo dovrebbe essere quello che si deve adorare, cioè Dio, Dio fa questo, che si vede che succede. Ecco, aggiungo soltanto una cosa, io sono purtroppo appena un po' più anziano di voi, ma ho avuto la fortuna di vedere tanti anni fa al piccolo teatro di Milanese l'opera di Galileo Galilei di Brecht. Mi ricordo che è durato 3 ore e mezzo, era interprete un grande come Tino Buazzelli, è stato uno dei lavori teatrali più belli che abbia visto in vita mia. Sotto sotto Brecht, che era un rivoluzionario, un cristo rivoluzionario, critica Galileo per non aver affrontato la morte come fece Giordano Bruno. Però di martiri la scienza ne ha già avuto abbastanza e quindi, secondo me, ripeto, non credo che Galileo avrebbe dovuto affrontare il ruolo. Ma la realtà vera è che quello che era successo era che la Chiesa aveva perso la guerra, stava conducendo una guerra di retroguardia. E infatti sì, e ancora oggi ne porta le conseguenze. E volevo aggiungere che il 21 giulio del 1633 Galileo, interrogato appunto se ritenesse ancora valida la teoria eliocentrica, rispose che un tempo aveva ritenuto le opinioni di Tolomeo e di Copernico entrambe disputabili, perché o l'una o l'altra poteva essere vera in natura. Ma dopo la proibizione del 1616 sostenne di tenere da allora e tuttora per verissima e indubitata l'opinione di Tolomeo. E per fortuna, come ha detto primo, ha durato perché ha continuato a lavorare. Ha potuto continuare a lavorare. E infatti nel 1638 lui ha continuato a lavorare e a 74 anni pubblica in Olanda, non si sa mai, questo libro, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, che sono in particolare lo studio della resistenza dei materiali e lo studio della dinamica dei corpi. Quindi, per la resistenza dei materiali, resistenza a trazione, compressione e flessione, come si comportano i corpi reali, e per la dinamica, moto rettilineo uniforme, composizione dei moti, appunto, movimento di un proiettile. Infine, nel 42, cioè a 78 anni, muore ad Arcetri, perché lì è rimasto confinato, la sua salma viene traslata in Santa Croce a Firenze, ma da Sant'Elfizio arriva un suggerimento di non costruirsi un monumento. Chiaramente, senza la viura, Galileo non avrebbe scritto questi discorsi. E guardate che questi discorsi, per certi versi, è, se non il primo, uno dei primissimi, sarà il secondo, il terzo libro di fisica mai scritto. Perché appunto tratta delle cose del tipo la resistenza dei materiali e la dinamica. E fate conto che a un certo punto c'è una dichiarazione di Galileo che dice ho scritto qui, mi sembra di ricordare, 200 nuove proposizioni. Questo è tutto pieno di novità, di nuova fisica. Ecco, nel dialogo ci sono ancora di nuovo, è sempre un dialogo, quindi ci sono Salviati, Sigrede e Simplicio. Questo dialogo è in 6 giorni. E questo, appunto, ripeto, è proprio un trattato di fisica. Persino ha osato Galileo migliorare la definizione delle grandezze proporzionali che provenivano da Euclide. Quindi vedete che non ha rispetto per nessuno degli antichi. Nella prima giornata, oltre allo studio sulla resistenza ai materiali, Galileo affronta anche l'interpretazione atomistica di Democrito, e in particolare
l'esistenza del vuoto prevista dal filosofo greco sia una seria ipotesi scientifica. Nel vuoto, grazie all'inesistenza di un qualunque mezzo in grado di opporre resistenza, tutti i corpi, afferma Galileo, discenderebbero con eguale velocità. Affermazione in netto contrasto con la scienza corrente che riteneva l'impossibilità del moto nel vuoto. Quindi bravo Galileo ancora una volta. Ma sì, caspita, no, grandissimo. Galileo riusciva a fare quelli che si chiamano esperimenti mentali in cui, astraendo dal fatto che non c'è l'aria che oppone resistenza al movimento, dice, ma se non ci fosse l'aria, andrebbero tutti insieme. E questo è un grande, enorme passo per la fine. Eh sì. 1637, infine, quindi sono passati anni, gli viene effettivamente eretto un monumento nel Duomo, e quindi questo monumento fa dire a Fosco, spesso Galileo, e queste due virtù, io quando il monumento vidi di quel grande, di chi vide sotto l'eterno padiglione lotarsi più mondi, e il sole irradiarli in moto, onde all'angolo, cioè di Newton, che tanta ala vi stese, sgombrò per primo le vie del firmamento. Ok? Forse lo cita Newton come successore di Galileo, cioè di quello che gli ha aperto la strada. Nel 1968, Paolo VI ha avviato la revisione del processo, subito dopo. E nel 1992, regnante Jean Paul II, Giovanni Paolo II, la Chiesa ha cancellato la condanna. Alleluia! Alleluia. Qua guardate, Galileo, tanto per capirci, ha in mano un telescopio e qua sotto ha in mano la Terra che gira, che poggia sopra dei libri. E poi questa credo che sia l'astronomia. Sono due aspetti rappresentativi del suo lavoro. Conclusione della revisione del processo è stata chiedere ai teologi dell'epoca di reinterpretare le sacre scritture quando contrastano con l'esperienza era chiedere troppo. E quindi i teologi dell'epoca sono stati pienamente giustificati, malgrado la condanna sia stata cancellata. Ecco, quindi scusate, no, gli tiene appunto in mano un cannocchiale e guarda verso l'alto. In un'altra mano, ecco, questo è Giove con i quattro satelliti che ha scoperto. Questa è appunto l'astronomia, questo è il Sole, il centro del sistema solare, e ci sono delle macchie che da qui non si vedono che lui ha scoperto. Ecco, questa invece è la geometria, che mostra una parabola e un triangolo che non si vedono facilmente, per commemorare appunto le ricerche sulla caduta dei gradi e la legge quadratica che adesso vedremo. Ma direi che se anche la Chiesa ha riabilitato Galileo, e solo recentissimamente, la sua vicenda ha gettato un'ombra sul suo atteggiamento verso la novità, che ancora oggi quest'ombra non si è dissolta. E viene anche il sospetto che a quei tempi, ma forse anche dopo, la fedeltà alle scritture abbia prevalso sulla fedeltà alle scritture abbia prevalso il desiderio di dominio sulle coscienze. Esatto. Per questo Galileo, che affermava, come abbiamo visto, l'autonomia e l'autosufficienza della scienza da qualsiasi autorità esterna, doveva risultare un personaggio alquanto scomodo. Bene, allora con ciò terminiamo anche questo pezzo di conferenza. Vi salutiamo alla prossima volta. Alla prossima. Arrivederci.